È sempre un piacere risentire la nostra sigla di Biblioboom. Fa sempre un bel effetto. Ciao Francesco, come stai? Buongiorno Elios, bene, ma certo che oltre al bel effetto è comunque bella, ti sveglia, soprattutto se questa registrazione è alle 9 del mattino in una giornata uggiosa milanese o Interland milanese, che è, diciamo, la sensazione migliore era quella di rimanere a letto. E noi no, siamo qua stamattina perché in maniera piacevole parliamo di un argomento che ci ha portato avanti sin da piccoli, vero Elios? Eh sì, è un argomento che a me fa sempre molto piacere affrontare, perché oggi parleremo di giochi all'interno delle biblioteche. Oramai questo è un tema che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede. Siamo partiti con qualche anno fa, poi dopo il nostro ospite ce la spiegherà un po' meglio. Qualche anno fa, con la giornata internazionale del gioco e videogioco nelle biblioteche, invece adesso siamo qui a parlare del mese del gioco all'interno delle biblioteche. Però non voglio, come dicono i giovani adesso, spoilerare troppo l'argomento. E quindi cosa dici, Francesco? Introduciamo subito il nostro ospite, la nostra amica. La nostra amica che è anche lei pronta, eccoci qua. Buongiorno Cristina. Ciao Francesco, ciao Elios. Ciao, ciao Cristina. Cristina è una delle coordinatrici, perché poi ce ne sono anche altre che oggi non potevano essere presenti, del gruppo gaming del consorzio CSBNO, di cui tutti noi facciamo parte. Quello, noi oggi ci tenevamo, ecco, a fare due chiacchiere, dai, non diciamo intervistare, sembriamo troppo professionali, Francesco, a fare due chiacchiere assieme a Cristina per parlare un po' di che cos'è l'IGD, che cosa faremo quest'anno, come si è evoluto negli anni il progetto e l'iniziativa IGD. Io come prima Prima domanda. di partire, Elio, prima di partire, però a Cristina c'è dovuta una domanda. Se lei si è ritrovata in mezzo a questa mischia, perché dovuto o per puro piacere? Perché come noi, magari Cristina è una giocatrice di giochi da scatola, sin da quando era ragazza, bambina, ragazza lo è ancora, però bambina. Perciò, Cristina, partirei proprio così, da te e capire se ti sei ritrovato in mezzo perché passione o perché costretta? Allora, direi nessuna delle due, nel senso che io, come molti figli unici, non ho avuto il piacere di poter giocare ai giochi da tavolo, perché se sei da solo, non hai fratelli, eccetera, spesso e volentieri, se i genitori non sono compiacenti, non hai mai nessuno con cui giocare, tranne, vabbè, i pomeriggi dalla nonna quando ci sono i cugini. Quindi in realtà io non ho mai avuto la possibilità di giocare spesso nella mia vita, anche se mi piace tanto. E un giorno sono approdata in una biblioteca che è stata la prima biblioteca del CSBNO, con Alberto Raimondi a, come dire, introdurre questo servizio. Mi sono trovata lì a dover appunto subentrare a lui nella gestione, e così ho scoperto il mondo dei giochi da tavolo post anni 80, cioè ero ferma al Monopoli, e devo dire che la cosa mi ha sempre più appassionata, soprattutto i giochi da tavolo. Diciamo che i videogiochi, per una questione forse, come dire, di età, faccio un po' fatica, nel senso che mi sono comprata la PlayStation, ho provato diversi giochi, ho ottenuto un tunnel carpale senza poter andare oltre un certo livello, quindi a un certo punto ho capito che forse non era il mio, ecco. Però i giochi da tavolo mi piacciono davvero tantissimo, e quindi sono contenta di occuparmene, creare eventi per promuoverli, spiegarli e farli conoscere a chi come me era ancora ero ferma al Monopoli, e molte persone sono ancora ferme al Monopoli, invece di strada se n'è fatta tanta sui giochi da tavolo.
Te fra che cosa c'è? Io sto Vabbè, però mi buco. hai anticipato perché volevo girarla a te, Elios. Sì, io come Elios, e sono sicuro di quello che dico, assolutamente noi siamo nativi, nel senso dei giochi in scatola. Lo hai accennato tu, il Monopoli era un rito pazzesco nei periodi, soprattutto sotto i periodi di festa e vedeva riunite le famiglie, ma io ricordo delle serate meravigliose con il Pictionary oppure con il Trivial. Cioè, abbiamo vissuto veramente con un'organizzazione dettagliata dei sabato sera a giocare con i miei amici e anche con la famiglia ai giochi che fanno un lavoro pazzesco, se lo vogliamo buttare sulla pedagogia, fanno un lavoro meraviglioso legato alla socialità. Elios? Sì, anch'io mi ci sono trovato quasi per caso all'interno del mondo dei giochi in scatola in biblioteca. Ed è veramente un mondo, perché ci sono centinaia di giochi bellissimi. Adesso noi per l'IGD qua a Sesto ne abbiamo comprati alcuni e sono sempre più belli, sono sempre più elaborati, più. E poi non è vero che è difficile capire come giocare, che bisogna passare ore e ore a leggere le istruzioni, sono anche abbastanza semplici, intuitivi e quindi lo consigliamo veramente, veramente a tutti. E adesso Francesco entrerei un po' proprio nel merito. Prima di parlare proprio dell'IGD, una domanda che nasce quasi da sola, perché proprio in questi giorni io parlando un po' con i miei amici mi chiedevano cosa stessi facendo all'interno della biblioteca e parlavo appunto dell'organizzazione di eventi legati al gioco nelle biblioteche. La prima osservazione, non tutti per carità, però una delle prime osservazioni che mi facevano: ah, ma il gioco in biblioteca, ma perché? Cosa c'entra il gioco in biblioteca? C'è un po' questa idea che la biblioteca è solamente libri che abbiamo alle spalle, punto, fine. Stop. Quindi sfatiamo un po' questo mito, Cristina. Perché il gioco in biblioteca? Perché gli eventi? Perché le serate da realizzare con i giochi in scatola? Allora, il gioco nelle biblioteche in realtà ci sta per due motivi. Uno, che se vogliamo accontenta quel pubblico un po' più tradizionale che appunto vede nei libri il nostro business core. I giochi in realtà, esattamente come i libri, esattamente come i film, esattamente come tantissimi prodotti, sono semplicemente un altro modo di raccontare storie. Se noi abbiamo presente una panoramica di giochi da tavolo, sappiamo che spesso hanno un'ambientazione incredibilmente narrativa, che ti fa proprio entrare in una narrazione, in un mondo che può essere di un paese, ci sono tantissimi giochi ambientati appunto in luoghi geografici, ma proprio ci sono anche dei giochi che ti fanno incarnare un personaggio, andare a svolgere delle azioni per raggiungere gli obiettivi, che alla fine è quello che in modo molto semplificato fanno le storie, appunto, farti immedesimare e farti appunto raccontare quello che succede e raggiungere per l'appunto l'obiettivo che ci si prefigge. Quindi da un punto di vista, diciamo, proprio di quello che fanno i giochi, l'aspetto narrativo è talmente preponderante che esattamente come ci si aspetta che ci siano anche i film oltre ai libri, anche gli audiolibri oltre ai libri, eccetera, è perfettamente logico che ci siano sia i giochi da tavolo e a maggior ragione i videogiochi, perché i videogiochi proprio aprono un universo narrativo incredibile che va a potenziare ancora di più quello che fanno i film, perché ti rendono proprio protagonista e spesso hanno delle storie che sono incredibilmente profonde, incredibilmente articolate, cioè noi non dobbiamo pensare semplicemente ai giochi, non so, come FIFA in cui incarni un giocatore per vincere la partita, ma ci sono proprio giochi che ti fanno entrare nel mondo dell'universo psicologico proprio dei personaggi, anche spesso di magari adolescenti che di conseguenza ti permettono anche di immedesimarti in quelli che possono essere delle problematiche tipiche di età che magari non ci appartengono necessariamente. E questo dal punto di Ma poi Cristina, secondo me è cambiata anche un po' la mission della biblioteca, no? Un tempo era Esatto. letteratura, libri, scrittura, e
invece adesso è questa piazza meravigliosa dove qualsiasi cosa che metto in ballo affinché accada l'incontro, affinché ci sia, e allora fa tutto veramente agorà, fa piazza e fa biblioteca. La biblioteca, Esattamente. e questo è veramente uno stimolo pazzesco a queste nuove mission, che sono quelle delle biblioteche. Che vedono protagonisti le persone che le vivono, al di là dei libri che escono ed entrano. Sì, esatto, questo è il secondo aspetto che è proprio quello sociale che va a creare gruppo. È molto bello quando vediamo, organizziamo appunto gli eventi, gioco in biblioteca e magari c'è chi vorrebbe giocare ma non ha nessuno con cui giocare e subito si crea un gruppo di intesa anche tra persone che non si conoscono, perché proprio il gioco ha questa potenza di riuscire a eliminare le barriere, sia le barriere d'età, perché si vedono bambini che giocano con giovani, con adulti, proprio non c'è da questo punto di vista appunto una barriera, e sia proprio anche, spesso ci sono giochi che vanno oltre anche le barriere linguistiche, ad esempio, perché se non hanno parole, bambini anche, che magari fanno fatica a parlare la nostra lingua e quindi difficilmente interagiscono con gli altri attraverso il gioco, riescono proprio a sbloccarsi. Quindi è proprio un'attività sociale che va proprio a cogliere tutte le utenze, dalle più piccole, dall'infanzia fino alle più mature. Ed cioè, è proprio bella la funzione sociale e anche la funzione educativa in Degli questo input senso. pazzeschi, dove veramente in mezzo alla mischia c'è un gioco, e noi lo viviamo spessissimo, no? Con i giochi, soprattutto con i più piccoli, che legano ma soprattutto mettono, come dire, in mezzo nuove relazioni e nuove modalità, perché ci sono delle regole, perché c'è tutto un aspetto che ha una pedagogia di crescita che è meravigliosa, quella del gioco da tavola. E perciò assolutamente le biblioteche devono essere promotrici di questo, e devono essere una forza importante per la promozione di questa attività. Non la chiamo nuova perché da un po' c'è in giro le possibilità dei giochi in biblioteca. Sì, se poi si pensa che per più di 2 anni la gente non ha potuto incontrarsi, si è fatto qualsiasi cosa online, il fatto che all'interno delle biblioteche ci sia la possibilità di ricominciare a incontrarsi, magari persone che non si conoscono, che non si sono mai viste, instaurare delle relazioni. Ecco, questo qua forse è uno scoglio che ancora dobbiamo superare, il fatto che nelle biblioteche non ci sono solo libri, ma c'è anche altro, e devono diventare sempre di più un luogo dove incontrarsi, e va bene anche studiare e leggere e confrontarsi su tutto ciò che riguarda il libro, ma non solo quello, ecco, ci deve essere anche altro. Cristina prima ha fatto una panoramica meravigliosa dell'importanza non solo delle attività della biblioteca di routine, che sono i libri, ma soprattutto dell'importanza del gioco in mezzo ad una situazione che rende protagonista veramente i ragazzi che lo giocano, che condividono quel momento. E questo è fondamentale. Ragazzi, io tengo i tempi, ve lo dico Bravo. perché ecco qua. Allora, io Infatti adesso. passerei alla giornata, questa giornata, giornata o mese. Adesso poi Cristina e Elios ci racconteranno Sì, bene. infatti adesso entriamo proprio nel merito della questione. Oramai è un po' di anni che che è presente all'interno delle biblioteche, la giornata IGD, giornata internazionale del gioco nelle biblioteche. Negli anni è diventata un'iniziativa sempre più grande, fino a quest'anno, dove è diventata non più la giornata, ma il mese. Quindi novembre sarà il mese dedicato al gioco all'interno delle biblioteche. Quindi, Cristina, io ti lascio la parola per spiegarci un pochino che cos'è l'IGD, cos'era quando è nato, che cos'è adesso. E poi magari ci facciamo quattro chiacchiere su che cosa faremo noi, inteso come consorzio, noi qua a Sesto, come serate, come eventi, come iniziative.
Allora, IGD è un'iniziativa che è nata negli Stati Uniti per promuovere appunto il gioco nelle biblioteche, proprio per sfatare ma perché il gioco nelle biblioteche? Appunto, creare una giornata in cui tutte le biblioteche organizzano eventi proprio per promuovere questi nuovi servizi. Ovviamente è nata negli Stati Uniti, si è in larga parte diffusa per tutto il mondo e le biblioteche hanno iniziato ad aderire appunto anche in Italia. In Italia dal 2017, CSBNO partecipa appunto dal 2017 ed è stato molto bello vedere come prima una biblioteca, poi tre, poi quattro, Sesto è stata una delle prime ad aver aderito. Adesso siamo tantissime, quasi tutto CSBNO partecipa con eventi relativi al gioco e che sono cresciute anche le giornate, nel senso che da una giornata si è passati alla settimana dedicata al gioco e adesso tutto il mese di novembre appunto è dedicato al gioco nelle biblioteche. Questo perché gli eventi sono sempre di più, cioè il gioco significa sempre più cose per le biblioteche, non è più solo gioco da tavolo, è diventato anche videogioco, non è più solo videogioco, ma è anche coding, quindi in realtà gli eventi sono diventati così tanti che un giorno, una settimana non bastano più per festeggiare tutti gli aspetti appunto di questo servizio e quindi quest'anno per la prima volta festeggiamo tutto il mese. Ogni biblioteca organizza le sue giornate secondo quelli che sono i suoi servizi, quello su cui vuole puntare le realtà anche che sono attive sul suo territorio e poi concluderemo tutti insieme il 30 di novembre appunto la chiusura del mese con un evento che ci vedrà coinvolte in tutte le biblioteche CSBNO, che è appunto una serata dedicata a un particolare tipo di gioco da tavolo, che se vogliamo è il gioco più narrativo che ci sia, che è quello come dire, degli escape game, dei gialli, Investigativo. esatto, l'investigativo, ovvero sia per tutti gli appassionati di gialli saranno loro gli Sherlock che appunto dovranno risolvere il mistero entro un determinato tempo prima degli altri. Poi vedremo quali saranno le biblioteche più con maggiore talento investigativo. Se riusciamo poi a organizzarla meglio, saremo collegate tutte quante le biblioteche Esatto. attraverso dei PC per una specie di gara. Adesso non è che ci sarà un premio, o magari sì, boh, non lo so, poi ci penseremo, Cristina, però per vedere un po' come sta evolvendo il gioco anche nelle altre biblioteche. Qua a Sesto, assolutamente parteciperemo alla serata del 30. Poi ci saranno altri due eventi, il 9 e il 16, più legato agli adulti. Fra, non ti arrabbiare, ma per i ragazzetti ci sono già tantissime cose. Questi due eventi saranno dedicati un po' maggiormente agli adulti. Ci sarà una serata dedicata proprio alle escape room tascabili. Ci saranno diversi giochi su ogni tavolo, e ogni squadra dovrà riuscire in un tempo stabilito a risolvere tutti i casi. E il 16, proveremo qua a Sesto per la prima volta una serata di giochi di ruolo, dove ammetto io magari non sono proprio così ferrato, però abbiamo chiesto aiuto a gente che lo fa da diversi anni. Sono proprio curioso, devo essere sincero, di vedere come Va bene. riuscire a portare avanti quella serata. Biblioboom sarà a fare interviste, poi manderemo, come Bravo. dire, gli sketch e faremo delle pillole per nelle future trasmissioni rispetto Sì, a sì, tutto il sì, sì. mese che va a vedere, come dire, le biblioteche protagoniste attraverso i giochi. Ragazzi, 1 minuto e mezzo e poi i saluti. Cristina, io questo ultimo minuto e mezzo magari lo spenderei facendoci, tra virgolette, un po' di pubblicità, cioè nel senso, per dare l'idea di che cos'è il gioco nelle biblioteche del CSBNO. Per esempio, quanti giochi abbiamo a catalogo? Magari diciamo anche la gente come deve fare, diciamo che la gente, come i libri, può portare a casa esattamente nello stesso modo i giochi.
prenotandoli online, andando nelle biblioteche a prenderli, e di quanti giochi si tratta, di quanti giochi stiamo parlando. Allora, i giochi da tavolo sono tantissimi, nel senso che sono centinaia, centinaia. Ora, il numero preciso non te lo so dire, ma avevo visto recentemente Arese che era già arrivata a 200, soltanto Arese. Idem, Pero, che è la prima che ha iniziato, anche lei ha superato i 200 e appunto sono sempre di più le biblioteche che li acquistano. Quindi sui giochi da tavolo veramente abbiamo una collezione ampissima e per la gran parte appunto completamente in interprestito come libri, quindi si possono tranquillamente prenotare. Sui videogiochi ne abbiamo un po' di meno, ma semplicemente perché è una risorsa che al momento appunto hanno meno biblioteche, però anche questi si possono prenotare. Abbiamo videogiochi sia per la PlayStation 4 sia per la Nintendo Switch e per l'Xbox, e anche questi si possono prenotare e tenere esattamente come tenete i DVD. Ci sono poi delle biblioteche in cui potete anche venire a giocare, a provare dei giochi che magari per ragioni di come dire, di tempo, non si possono ancora prendere in prestito. Potete venire a Cinisello al momento, a Pero, ad Arese, appunto, provarli direttamente lì e anche giocare, appunto, se volete Anche organizzare a un te. torneo. Anche Anche a te? Sesto. Ah, da quando? No, beh, da Sesto abbiamo avuto un po' di problemi per via di alcuni lavori all'interno della biblioteca, però un piccolo spazio per giocare l'abbiamo ricreato. Ah, non lo sapevo, ero ancora ferma alle vostre chiusure, scusate. No, 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 abbiamo riaperto e c'è una disponibilità dei giochi per i ragazzi se stesi e non solo, per Ah, circa il ok. neo che li richiede. Pensavo che foste ancora come dire, in semichiusura, ecco. No, no, ce l'abbiamo fatta. Ottimo, quindi anche a Sesto potete andare a provarli direttamente lì. Cioè, ripeto, la cosa bella è che li potete sia portare a casa e giocare con la vostra famiglia, i vostri amici, provare giochi che magari non appunto tipo gli escape game che una volta fatti uno non ci può più giocare, magari ha più senso prenderli in biblioteca e giocarli in biblioteca che acquistarli e poi giocarci una volta sola, banalmente. Quindi è la stessa cosa per i videogiochi, ovviamente. Benissimo. Francesco, che dici? Abbiamo. Assolutamente, noi ringraziamo Cristina che è esperta, ma soprattutto grazie per gli input che date come gruppo, anche Elio fa parte del gruppo, rispetto a noi bibliotecari che non siamo direttamente coinvolti nel gruppo, ma sicuramente usufruiamo di questo servizio sia per promuoverlo ai nostri utenti, ma anche per, come dire, utilizzarlo noi vecchi giocatori di giochi in scatola. Perciò, grazie di cuore. Elias. Cristina, anch'io ti ringrazio. Come hai visto, questi 20 minuti sono volati. Volati. Una cosa sola, per quanto riguarda Sesto, seguiteci sulla pagina Facebook e anche sul portale di Sesto, dove verranno man mano caricati tutti i vari eventi, come fare a partecipare, come fare ad iscriversi e niente, non lasciatevi sfuggire questa occasione. Occasione. Cristina, ti saluto. Io saluto a questo punto anche te, Francesco, e alla prossima. Alla Se finisci. prossima, ciao, grazie. Ciao. 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 Sigla, sigla.